Vado in bagno, arrivo, intanto mettete like, arrivo. Signori, siamo tornati in questo uggioso momento milanese per un nuovo episodio di un incredibile Bed & Breakfast. Bella ragazzi, bentornati qui sul mio canale. Oggi finalmente è lunedì. Finalmente io riesco a farvi piacere il lunedì. Sono abbastanza convinto di questa cosa, perché il lunedì non è più sofferenza, il lunedì non è più vado a scuola che palle, il lunedì non è più che palle si inizia a lavorare, ma il lunedì esce il DMB. Lunedì esce il DMB. Jazz sotto, capito? Prima di iniziare il video, ovviamente vi obbligo a lasciare un like. Mi raccomando, lasciatelo, arriviamo a 25.000 like, e di commentare sotto con hashtag DMB per il prossimo episodio del Bed & Breakfast, chiedendomi una vostra curiosità, un qualcosa. Intanto c'è la tazza da Adventure Time rubata a Michelle. Prima di iniziare, volevo ringraziarvi per due cose. Una è per il supporto che mi state dando sul mio secondo canale, che vi lascio comunque il link in descrizione. Ho fatto la reaction all'album di Jimmy Dez e Madman, e pensavo che nessuno lo apprezzasse perché è una reaction e le reaction fanno cacà, cioè sono brutte. Mentre questa incredibilmente ha fatto 103.000 views, che per un canale da 51.000 iscritti per ora, ma con questo video arriveremo a 65.000, ne sono abbastanza convinto. È una bella cosa. Gli altri video stanno andando bene, quindi veramente grazie tantissimo. Io vi spezzo un biscotto per il secondo canale, perché lo state apprezzando molto e mi state lasciando veramente dei commenti top. Volevo anche ringraziarvi per il supporto che state dando al mio altro canale, diciamo, che non è mio, che è quello della strana coppia insieme a Nino. Oggi esce un altro video, tra mezz'ora dovrebbe uscire un altro video o è già uscito. Comunque andatela a vedere sul canale, ve lo lascio sotto in descrizione. Però grazie mille a tutti, siamo anche lì a 22.000, anche lì vorremmo crescere sempre di più con cose nuove, bla bla bla, ti piace chiacchiera, bla bla bla. Quindi grazie mille veramente a tutti. Possiamo buttarci subito? Ah no! Sapete che mi è successo? È successa una cosa terribile. L'altro giorno stavo in Duomo, sono attaccato a un wifi, boom, hanno rubato tutte le mie credenziali della banca, di tutto, tutto. Non ho più neanche il mio nome all'anagrafe. Sapete perché? Perché non usate un cazzo di VPN, ecco perché cazzo! Codice thread. Avrete l'83% sul VPN Surfshark, che vi consente di leggere i vostri dati in caso di accesso a wifi pubblico, cosa fondamentale. Vedere in realtà dei contenuti geolocalizzati come Netflix. Aggirare la censura di internet in alcuni paesi, tipo andate in Cina, non funziona Facebook. Come fate a vedere i video gore senza Facebook? Non si può. Col VPN potete farlo. Ma soprattutto, volete comprare un biglietto aereo per scappare perché siete dei cazzo di evasori fiscali? Nessun problema. Con il VPN Surfshark potrete finalmente avere una parità di prezzo sui siti, perché se non so se lo sapete, però sui sitini di merda che vendono i biglietti aerei, ovviamente in base all'IP. In base all'IP, in base a quante volte aggiornate, in base a determinate azioni che si fanno normalmente, i prezzi cambiano. Penso anche su Booking in realtà o su siti del genere. Quindi con un VPN e Surfshark potrete finalmente comprare i vostri biglietti e il vostro hotel per evadere le tasse a Cuba. Detto questo, possiamo immediatamente inserirci all'interno di questo incredibile video parlando un po' inizialmente di calcio. Grazie a OneFootball, link in descrizione, scaricatela, vi consente di rimanere aggiornati su tutto il mondo calcistico. È stata una giornata calcistica pazzesca. In modo veloce, l'Inter mi è piaciuta molto, devo dire. Il Milan un po' spento, l'Inter mi è piaciuta molto, ha vinto 2-0. Tra l'altro ho visto con Maurizio Valente, che purtroppo è milanista, quindi è triste. La Juve che la svanga, la Juve l'ha svangata proprio con una Verona che è riuscita in tutti i modi a non segnare. Il rigore non voleva segnarlo, non voleva, palo, traversa, Eurogol da fuori area di non mi ricordo chi. E la Roma finalmente, ragazzi, la Roma vince le partite brutte. Brutte non nel senso che ha giocato male, ma brutte nel senso difficili. Mancini espulso, l'arbitro cieco, 10 contro 12. Però godo come un turco bastardo per questa vittoria. Il 94esimo che ne giocotiamo. Catturata questa giornata di Serie A, Icardi è impazzito, tirato delle frecciatine all'Inter abbastanza randomiche su un'intervista a Canal Plus. O Canal Più è riuscito a dire: il mio sogno era giocare la Champions con l'Inter e l'ho fatto. GG. Non avendo vinto nulla, è arrivato il momento di cambiare aria in un club vincente. C'è anche il lato negativo del calcio, che sono i cori razzisti a Parma. Al 31esimo di Atalanta Fiorentina si è fermata la partita perché Dalbert ha sentito dei cori razzisti. 3 minuti fermi, lo speaker ha fatto l'annuncio. Fischia lo speaker. Sarà stato africano anche lui, chi lo sa. Poi ogni volta che Dalbert toccava il pallone l'hanno fischiato per tutto il match. Io rimango basito da queste cose perché i cori razzisti non hanno senso. La discriminazione razziale nel 2019 significa che il tuo cervello è veramente, ma veramente sottosviluppato.
Possiamo entrare? Un cazzo di squalo, Surfshark, cosa ci darà 83% all'interno del video. Oggi parleremo di tre argomenti molto diversi. Uno che mi ha fatto impazzire. Impazzire, cioè il cuore è andato, il cervello è uscito dalla testa, ha cominciato a camminare, ha detto io non voglio più vivere in questo mondo di merda. Ma partiamo con calma. Come sapete, Milano è la nuova Londra, no? Speriamo con meno attentati. Però è comunque la nuova Londra. È tecnologica, moderna, i mezzi funzionano, continui cambiamenti. Circa 15 anni fa, non a Milano, in generale, nel 2004, è nata l'Accademia dei Videogiochi. Io ve ne parlo perché è una notizia che mi ha fatto in realtà piacere. Qualche giorno fa a Milano, nello Spaces Porta Nuova, poi a Milano c'erano tutti questi nomi strani, ambigui, Design Chair for Excellence, perché siamo a New York in realtà, ha aperto a Milano appunto la nuova sede dell'Accademia dei Videogiochi. Ma che cazzo è l'Accademia dei Videogiochi? Io ho pensato, Accademia dei Videogiochi potrebbe essere una stronzata epocale o un'idea decente. Mi sembra un'idea decente. Hanno fatto un open day dedicato a tutti i ragazzi che ovviamente avevano la maggiore età, per fargli vedere i corsi, per fargli conoscere i docenti, per fargli vedere la scuola. Io sono andato sul sito, devo dire, a parte il sito è figo, ma devo dire che sembra una ficata. Nel senso, che cosa ti insegnano? A parte che hanno 400 studenti ogni anno, hanno 35 docenti, comunque formano delle persone che poi andranno a lavorare all'interno dell'azienda videoludica. Io quando ho letto Accademia dei Videogiochi ho pensato, che significa? Mi insegna a giocare o mi insegna a creare? Fortunatamente non ci insegnano a giocare, perché sarebbe stata una cazzata, sarei andato lì con la benzina a dargli fuoco, proprio no. Ci sono vari corsi. C'è il corso di game design, c'è il corso di grafica 3D, c'è il corso di programmazione, c'è il corso di musica per i videogiochi. Poi hanno corsi brevi e anche ovviamente dei workshop. Parere mio è un'ottima cosa, perché fa entrare veramente chi è interessato all'interno di un mondo in cui altrimenti, in Italia parlo, è veramente complicato entrare. Cioè tu vai lì, ti formano, poi se sei una pippa, sei una pippa, cioè quello è, c'è poco da fare, fratello, sei una pippa. Però hai la possibilità di imparare il game design, la programmazione, come ho detto, tutto quanto, addirittura la musica per videogiochi. E cosa vuol dire? Cioè là non so suonare, mi insegna a fare musica per videogiochi, figo. Le iscrizioni sono aperte dal 1 marzo al 18 ottobre, quindi se ci volete fare un salto allo Spaces di Porta Nuova, ditegli mi porta Dread, così se vi iscrivete spero che mi diano dei soldi. In realtà non me li daranno e so anche il motivo. Però GG, finalmente qualcosa di cazzo nuovo e utile, cazzo. Potrebbe essere veramente un'ottima cosa e un'innovazione in realtà. Cioè qui non si sta parlando entro il mondo dei videogames giocando, no. Si sta parlando di studiare, di formazione, di docenti. 35 docenti, oh, sapete a scuola mia quanti docenti c'aveva? Zero. Quindi fate censato, gli manda Dread, se vi dicono non potete entrare perché vi manda Dread, benzina e accendini dappertutto. Biscottino per l'Accademia dei Videogames. 15 anni fa serviva sta cosa. No, adesso. 15 anni fa. Quando è nata? 2004. Nel 2004 Milano già doveva stare avanti, cazzo. Non vedi. Avete presente all'inizio del video che vi ho detto che la notizia mi aveva fatto esplodere, il cervello ha camminato e se n'è andato. È questa. Oggi abbiamo una rubrica particolare all'interno del nostro Dread and Breakfast, che è la morte della settimana. La morte della settimana che cos'è? La morte della settimana è una piccola rubrica in cui raccontiamo la morte più stupida della settimana. In realtà ce n'erano due. Vi dico, quella che ho scartato è che in, non mi ricordo dove, in Italia comunque, un tipo era andato a caccia col padre di cinghiali. Erano nei boschi, a un certo punto il tipo si gira, vede un cinghiale e gli spara. Si avvicina e non era il cinghiale, era il padre, gli ha sparato sull'addome e è morto. GG. Questa però non ha vinto il premio, perché il premio, signori, va a Steven Weber, o Weber, della Louisiana. Steven Weber, o Weber, ha fatto una cazzata. Lui era andato in Tanzania, nell'isola di Pemba. Isola di Pemba in Tanzania. Ma lui ha voluto esagerare. Esagerare. Ha fatto di più. Perché che ha fatto? Ha preso un cazzo di bungalow enorme sul mare, con le palafitte, no? E in più nella casa c'era un piano sott'acqua, subacqueo. Tu entravi e c'avevi le pareti d'acqua. Ed era la camera da letto, io non avrei mai dormito. Io avrei fatto sesso lì dentro, ma non avrei mai dormito sotto 3 metri di acqua. E l'unica cosa che mi divide è un vetro, spesso così. Lui ha avuto l'idea geniale, però. E ho detto sì, la prendo. La prendo perché voglio fare una cosa romantica. Voglio invitare lì anche la mia ragazza, tale Kenesha Antoine. Voglio portare lì Kenesha Antoine, perché voglio chiederle di sposarmi. Ci sta, è un bel posto. Ti metti lì sulla tua cazzo di palafitta di merda e le chiedi di sposarti. Sarebbe stato troppo facile. Che ha fatto lui? Ha scritto un foglio con scritto: non posso trattenere il respiro abbastanza per dirti quanto ti amo. Vuoi per favore sposarmi? Voi direte: in che senso? Nel senso che lui si è buttato in acqua col foglio, senza bombole, senza boccaglio, in apnea. Si è buttato nell'acqua, è andato davanti alla stanza subacquea, ha bussato e ha fatto questa proposta di matrimonio molto romantica alla sua ragazza. Ragazza che ha filmato il tutto. Bene, la ragazza nel video risale anche, no? Per dice: oh, beh, il tipo non è più risalito, perché
è morto annegato. È morto, annegato, perché non è più risalito. Dubito fortemente che sia riuscito a morire cioè soffocato in 2 metri d'acqua. Perché alla fine sono 2 metri d'acqua. Se tu sai nuotare e sei andare sott'acqua, 2 metri, penso che fai così, una spintarella e vai, no? Appena vedi che diventi pseudo viola e che i tuoi polmoni stanno cominciando proprio a soffrire, dici, salgo su, glielo dico a voce. No, è rimasto giù e è morto. Io ho il dubbio che in realtà sia stato un malore o che si sia incastrato da qualche parte o che sia arrivato uno squalo e l'abbia mangiato. Perché non credo nella mia vita che una persona possa morire in questo modo. Questo è, io faccio le condoglianze a Kenesh, Antoine e ai parenti di Steven Weber, ma questo significa prendere la tua vita, buttarla nel mare in tutti i sensi e non riprenderla più. Sei un coglione, sei proprio un coglione. Se ti sei sentito male non ci puoi fare niente, se ti sei incastrato non ci puoi fare niente, ma se sei stato così stupido da non accorgerti che stavi morendo annegato e un secondo prima hai fatto una proposta di matrimonio alla tua ragazza che ha filmato il tutto e tu sei morto, io vengo nell'aldilà, ti prendo a pizze, vado da San Francesco, San Giuseppe, chi cazzo c'è alle porte del paradiso, e dico vai a cagare anche tu. Non so perché, però vabbè. Quindi Steven Weber ha vinto la morte della settimana. Oltre alla morte della settimana, abbiamo anche l'idiota della settimana. Anzi, gli idioti della settimana. Qui mi incazzo. Perché io quando ero ragazzino e andavo in discoteca, andavo in discoteca con i miei amici, ballavamo, bevevamo 3 drink, sembriagavamo, vomitavamo sulle macchine. Cose che danno fastidio alla vita pubblica, ovviamente, alla città. Cose che non si dovrebbero fare, però se hai 17 anni e fai. Ma mi spieghi, perché tu devi andare all'Hollywood, che è una nota discoteca di Milano, per spruzzare lo spray al peperoncino? Perché devi spruzzare lo spray al peperoncino all'Hollywood? 2 giorni fa, appunto, nella discoteca Hollywood di Milano, classica serata, musica commerciale, drink, droghe sintetiche, qualche rissa sicuramente. A un certo punto però la gente comincia a sentire uno strano odore e dice: è scureggiato? È scureggiato? No, ti sei mangiato il cibo, è scureggiato? Non aveva scureggiato nessuno, era spray al peperoncino. Lo spray al peperoncino spruzzato in aria. Hanno anche detto che ne è stato spruzzato fortunatamente poco, perché sono rimasti feriti solo in 2. Ma i controlli? Ma che ce volevo? Cioè, ma tu sai che ogni 3 giorni sparano spray al peperoncino in 3 discoteche? All'Hollywood, una delle discoteche più importanti di Milano, fai entrare la gente con spray al peperoncino. Vabbè, appena si è sentito questo odore, la gente ovviamente ha cominciato a scappare. Pette pare. Nella calca sono rimasti feriti un ragazzo e una ragazza. Nomi non li so, però uno è un ragazzo marocchino di 18 anni e uno è una ragazza italiana di 20. Porca puttana. E potevano morire lì perché tu hai spruzzato lo spray peperoncino per rubargli una collanina e 10 euro nel portafoglio. Perché che cazzo vuoi che c'ha la gente addosso all'Hollywood da 18 anni? Che cazzo vuoi che c'ha la gente addosso ai 18 anni all'Hollywood? A parte le siringhe. Io spero che questi 2 ragazzi si riprendano il prima possibile. Mi è partita la voce, sono stati portati in ospedale. I carabinieri, la polizia, stanno facendo le indagini. Ma io non mi capacito del fatto di come sia possibile che nel 2019 ancora c'è gente che va con lo spray al peperoncino per rubare le robe, le cose, e rischiare va una strage. Cioè, pensate se questi 2 morivano perché gli vorrei rubare la collana o i soldi nel portafoglio o perché volevi fare solo casino. Fammi capire. Io quando io avevo 18 anni queste cose non succedevano. Ma lo spray al peperoncino è veramente pericoloso. Cioè, lì è andata bene che non hai ammazzato nessuno, ma potevano morire pure in 15 con la calca. Lo sai che cos'è la calca? La calca è una massa di persone che calpesta altre persone. Perché? Perché sono in panico, come gli gnu che ammazzano Mufasa. Stessa cosa. Oddio, ecco perché sono scappati gli gnu. Spray al peperoncino sugli gnu. Io rimango basito, sinceramente, di alcune menti di persone che vivono. Basito totalmente. Tralasciando i videogiochi, tralasciando i morti annegati e tralasciando lo spray al peperoncino, possiamo finalmente passare alla parte preferita dei veterani di guerra mutilati. I commenti. Saul Brether: come sei entrato in contatto con Nino Formicola? Mio padre, c'è sta Nino Formicola che può fare i video. Di Cristo. Finito. Fregassi 98, fregassi. C'era proprio la necessità di aprire il secondo canale? Assolutamente sì. Lo sai perché, caro Fregassi 98? Perché se io avessi portato i contenuti che porto sul secondo canale sul primo, mi avreste caccato il cazzo. Nel senso, se io avessi portato la reaction di Madman e Jimmy Dites sul primo canale, sai gli insulti che avrei ricevuto? Perché mentre sul secondo canale non gliene frega un cazzo a nessuno. Same Samuel, bello, mi piace. Ci sarà Games Week, sì, 27, 28 e 29. Non so ancora gli orari, però ci sarà. Io qui nel breakfast, lascia like e un commento, ciao. Sigla del FIFA obiettivi. No, basta.